Scusate, sapete che è successo? Se sapevo che sia successo non stavo qua a perdere tempo. No, lo so, volevamo solo sapere di che si trattava. Salvatore. Sì, sì. Anche io voglio sapere di che cosa si trattava. Adesso ci infiltriamo così lo sappiamo tutti quanti. Permesso. Non sono stato io. Ci mi infiltrò. Ma che bisogno ci stiamo tutti in questa maniera? Scusate, sapete che è successo? Pare che è successo una rapina. Oh, non ne ho retta a chi su quelli che stanno al centro non sanno mai niente. A questo punto, se vogliamo sapere la verità, noi dobbiamo arrivare all'epicentro. Bravo, permesso, permesso. Non sono io, si rompe l'arena. Non è possibile più, è una giungla. Avete presente il film Giungla d'asfalto? È tale e quale. Le guardie non ci sono, escono solamente per fare le multe, poi spariscono. Lo Stato è assente, non è possibile. Una persona per bene, quando esce la mattina, sapete, per avere un poco di sicurezza, per sta, dovrebbe uscire con la pistola qua, con la Tom Mix. Voi ricordate la Tom Mix? Dottore, scusate, ma che è successo? Che è successo? Dunque, io tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata, che è stata sfortunata col marito. Stamattina è la nascita sua. Ho detto, Geppi, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio, dice, però ha precisato lo voglio rosso. Io quasi come se avessi avuto un presentimento, ho detto, ma Geppi bello lo zio, ma per forza rosso deve essere il cavalluccio, per forza rosso. Mi dovete credere, ho girato tutto il mercato, tutto il rione mercato, non si trova un cavalluccio rosso. Non si trova, tanto è vero, quando io l'ho visto, guardate, l'ho visto, questo è l'ultimo cavalluccio che si fa a Napoli. Non se ne fanno più, dopo devono venire dal Giappone. Talmente dall'emozione che io ho fermato la macchina e non capivo più niente, l'ho lasciata aperta. Questo devo riconoscere. La macchina aperta. Con tutti questi ladri che ci stanno in giro. No, ma io l'ho lasciata aperta per un minuto perché tenevo un occhio al cavalluccio e un occhio alla macchina. E infatti ho visto questo giovane criminale che entrava dentro la macchina. Allora quando ho capito il pericolo, no? Ho scostato la signora, è vero? Mi ha scostato. Voi mi avete buttato per aria. Se non ero sto giovanotte che mi manteneva, ma io ero buttato lungo a te. È stato proprio così, è stato quello. Se non ci stavi via, la signora andava certamente per te. Vabbè, insomma, ho allontanato la signora e sono corso verso la macchina. Mi sono tuffato dentro la macchina. L'ho acchiappato per le cosce a questo giovane criminale, no? E lo tiravo, e lui tirava, e lui tirava. Avete presente il capitone? Facevo come il capitone. A un certo momento niente, mi è sfuggito dalle mani e forse non è stata la Madonna del Carmine, perché guardate, se io l'acchiappavo con queste stesse mani, guardate, io oggi l'avrei ucciso. L'avrei ucciso. Scusate, ma che è successo? Che è successo? Dunque io tengo un nipote che oggi è la nascita sua, e il figlio di mia sorella separata dal marito è stata sfortunata, no? Allora stamattina io ho detto, Geppi bello dello zio, che cosa vuoi per questa tua nascita? Dice, voglio un cavalluccio. Tanto che io quando ho sentito questa cosa del cavalluccio mi sono commosso, perché in questo mondo crudele, in questo mondo infame, in cui perfino le creature, no, vogliono che si giochi, come si chiamano, i giochi nevrotici, i giochi si chiamano giochi di guerra, Val Games, perfino quella cosa volevo, quest'anno mi dico, che mi ha cercato un cavalluccio. Mi sono commosso, mi dovete credere, mi sono commosso. Cinque volte mi hanno rubato la radio, non si crederebbe. Sopra all'assicurazione mi schifano. Sapete che mi hanno detto al commissariato, ma voi perché ci tenete tanto a sentire la radio? Ecco, lo Stato assente. Perché chi le pigliano e mandano niente di meno a fare gli arresti domiciliari nelle loro ville a Sorrento. Ma a Sorrento ci va pure, se facesse come l'Ayatollah, sa! La vera democrazia! Questa è la vera democrazia! Scusate, ma che è successo? È successo. Dunque, oggi è la nascita di mio nipote Geppino, che è il figlio della mia sorella separata. A un certo momento ho detto, Geppino, che vuoi per il tuo genetriaco? Dice, un cavalluccio rosso. Ma cavallucci rossi non se ne trovano a Napoli, per cui quando, dopo aver girato per tutto il mercato, ho visto il cavalluccio rosso, purtroppo ho lasciato la macchina aperta. E voi avete lasciato la macchina aperta e ve la mandate di tutte queste mariole che ci stanno in giro? No, ma io stavo con un occhio al cavalluccio e un occhio alla macchina, tanto è vero che ho visto questo giovane delinquente che entrava dentro e mi sono buttato per cercare, ho pigliato la signora, l'ho scostata, è vero signora? Ma avete scostato?
Mi avete buttato per aria. Se non fosse stato questo giovanotto tanto carino e gentile, mi avesse mantenuto, mi avesse carotondato lunga lunga. Proprio così, è stata proprio una questione di centimetri, l'ho presa a volo. Vabbè, a volo, a volo. Insomma, io sono entrato nella macchina, mi ha acchiappato per la coscia questo delinquente, no? E non lo mollavo. E lui tirava dall'altra parte, io lo tiravo di qua. A un certo momento, se, sapete il capitone? Mi è sfuggito di mano, proprio. È stata, forse è stata la Madonna del Carmine, perché se io lo trovavo, lo pigliavo sotto le mie mani. Ve lo giuro proprio sul mio nipote Geppino. Guardate, io sono una persona da bene. Eppure con questa l'avrei ucciso. No, no, no. L'avrei ucciso. L'avrei ucciso. Sì, sì. Dottore, dell'incidente di primo, nella vostra macchina il ragazzo ha perso la collanina d'oro. Quello è un ricordo di sua madre. Se con il suo permesso, sa poi gli appito. Va, Cicci, va rapido con il dottore, è cosa nostra.